Eccoci ancora qua, studi di Radio Tandem, interferenze in radio. Abbiamo un ospite d'eccezione oggi, è il dottor Claudio Lombardo, laureato. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Faccio Grazie. una piccola presentazione Sì. perché sono tanto per capire di cosa stiamo parlando e anche gli studi che hai fatto, possiamo darci del tu? Assolutamente sì, Benissimo, grazie. Claudio, benvenuto da noi allora. Niente, però Claudio è una persona importante perché è laureato in scienze organizzative e Scritto anche gestionali, ha un libro. scritto un libro, laureando in psicologia con tesi di laurea in ipotesi di intervento preventiva sul sovrappeso e sull'obesità in una prospettiva psico-socio-biologica. Il libro com'è che si intitola, Sara? Iscriversi in palestra e continuare ad andarci. Un buon Un buon proposito. proposito che incuriosirà sicuramente tante donne all'ascolto. Docente dell'Accademia del Fitness, docente di mental training applicato al settore sportivo e al dimagrimento. Bene, dopo la presentazione abbiamo da parlare un po', eh. Il titolo è sempre Dimagrire senza diete, però iniziamo a introdurre un po' l'argomento con qualche domanda, no? Volevamo chiederti, Claudio, quali sono i fattori che incidono sul sovrappeso e sull'obesità? Dicevo appunto, indubbiamente esistono tante variabili. Uno degli svolti, per esempio, molto praticati è la restrizione calorica, ma questo è soltanto un aspetto, probabilmente il più scientifico, ma sicuramente non il più efficace. Infatti, alcuni studi di follow-up a lungo termine sul trattamento dell'obesità indicano come il 90-95% di coloro che perdono peso lo riacquistano entro pochi anni, a volte anche con gli interessi. Quindi un effetto yo-yo. Assolutamente, un effetto fisarmonico, yo-yo, assolutamente sì. Una ricerca condotta per esempio alla Tufts University in America ha scoperto che tra i 50 e 70% delle persone che avevano iniziato una delle quattro diete più diffuse al mondo non era in grado di mantenere la dieta e di continuare a dimagrire per almeno un anno. Si è notato infatti che anche queste fluttuazioni potrebbero influire su condizioni psicologiche, dato che non riuscire nel proprio intento, ad esempio che è quello di mantenere il peso raggiunto, provoca sentimenti di fallimento personale, di perdita di controllo sulla propria vita e di scarsa autostima. Dunque, i fattori implicati nella genesi del sovrappeso sono in parte biologici e genetici. Le classiche frasi, ad esempio, di coloro che credono fermamente su questo aspetto sono: è colpa il mio metabolismo, ingrasso mangiando anche solo un grissino, sono predisposto ad ingrassare. Ma abbiamo anche fattori nutrizionali che prevedono un conteggio calorico e quindi una dieta da seguire. Questo è un po' l'universo del mondo del dimagrimento al giorno d'oggi, ma questi sono solo degli aspetti tra tanti che formano noi individui. Abbiamo anche quelli culturali e sociali molto trascurati, come tradizioni culinarie di un determinato luogo. Si osserva ad esempio le differenze tra il Trentino Alto Adige e la Calabria, che descrissi tra l'altro in un recente mio articolo sul Corriere dell'Alto Adige, ma anche i continui richiami alla magrezza o a un determinato peso estetico, diventato ormai simbolo di bellezza, sinonimo di autocontrollo e di successo. Abbiamo anche fattori economici, come ad esempio il reddito. Infatti, si è visto che persone che hanno uno status socio-economico relativamente basso tendono a risparmiare sui costi della spesa, optando per alimenti ingrassogeni. Oppure abbiamo anche fattori psicologici come la bassa autostima, l'insoddisfazione corporea, la difficoltà nella gestione delle emozioni e via dicendo, ma anche comportamentali. Possiamo fare riferimento alle abitudini, tra cui le modalità del consumo alimentare. Cosa intende allora dunque per modalità di consumo alimentare? Allora, questo è un aspetto molto trascurato che ho trattato molto bene nella mia tesi, nelle diete in generale. Probabilmente rappresenta il più importante di qualsiasi altro espediente dimagrante. Spesso accade infatti che durante il pasto mettiamo in atto una consumazione meccanica degli alimenti, come quella che si osserva in chi ha l'abitudine a lavorare o giocare mentre sta davanti al computer o sulla scrivania di lavoro o di studio. Delle prove effettuate tramite biofeedback hanno messo in evidenza come alcune rappresentazioni interne, ossia quello che immaginiamo e rappresentiamo nella nostra mente, sono in grado di modificare le nostre funzioni fisiologiche. E mi riferisco a tensione muscolare, temperatura cutanea, frequenza cardiaca e così via, ma anche pH
pH gastrico e attività intestinale. Questo accade perché esiste una certa fatica da parte della nostra mente di distinguere un'esperienza realmente vissuta da una vividamente immaginata. In base a questi studi risulta un grave errore consumare il nostro pasto stando seduti di fronte alla TV, perché distrae appunto dall'azione alimentare. Questo comportamento interferisce sulla percezione del gusto degli alimenti, nonché sul proprio indice di sazietà, e stimola il nostro organismo a consumare una dose aggiuntiva di cibo. Ma mi riferisco anche a chi consuma il pasto troppo velocemente. Secondo una ricerca svolta nell'Università di Rhode Island, questa cattiva abitudine porta, senza accorgersene, ad assumere dal 20 al 30% in più di calorie. Bene. Ma perché si mangia di più? Assolutamente, questo succede perché lo stimolo, l'impulso della sazietà che parte dallo stomaco e raggiunge i centri cerebrali impiega circa 20 minuti dall'inizio del pasto. In questo intervallo di tempo possiamo introdurre una quantità enorme di cibo senza sentirci sazi, ed è quello che si verifica per esempio nelle abbuffate. Quindi più si mangia velocemente, meno ci si sente sazi. Chi è ad esempio naturalmente magro mangia in genere lentamente, masticando con molta accortezza gli alimenti. Mi sto preoccupando per la mia pancia. Anch'io. Allora, un'altra cosa, perché alla fine si dice sempre che quello che si impara da bambini poi lo si porta avanti anche dopo. Le abitudini maturate nel corso dell'infanzia possono condizionare lo sviluppo, sì o no, o magari solo in parte? Ci puoi dare una spiegazione riguardo all'obesità e al sovrappeso, riguardo a quello che si è imparato da bambini? Allora, le abitudini sono una tematica di fondamentale importanza, il sovrappeso nell'obesità. Per esempio, il padre della psicologia americana, William James, affermò che la più grande scoperta della sua generazione è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite cambiando le loro abitudini mentali. Moltissimi dei nostri comportamenti sono abituali, come lavarsi i denti, vestirsi, guidare e così via. Ma ne abbiamo anche di più specifici, come ad esempio le nostre preferenze alimentari, che acquisiamo fin dall'infanzia. Infatti, fin quando siamo nell'abitacolo dell'utero materno, ci abituiamo a determinati cibi che successivamente prediligiamo in età adulta. È quello che in un mio articolo ho definito istituzionalizzazione al cibo, ossia le preferenze alimentari si delineano nell'infanzia e tendono ad essere mantenute nell'età adulta, soprattutto tramite la trasmissione socioculturale. Questa è una forte connessione con il sovrappeso e l'obesità. Ad esempio, il fattore predittivo più forte del consumo di frutta e vegetali da parte del bambino è il consumo di frutta e vegetali dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Un altro esempio, anche quando la mamma assaggia un poco di pappa del bambino per incoraggiarlo, questo rafforza l'accettazione di quel determinato alimento. Ma la relazione può essere anche ciclica, ossia le scelte alimentari dei genitori influenzano quelle dei figli e le preferenze alimentari dei figli influenzano a loro volta quelle dei genitori. Ovviamente esistono altre abitudini che intervengono nello sviluppo dell'obesità, come la poca attività fisica, come abituare appunto il proprio figlio alla poca attività fisica, l'eccesso e facile accesso al cibo, insieme alla nostra poca maturità cerebrale di gestire le nostre scelte alimentari, ma anche, come dicevamo, appunto le modalità del consumo degli alimenti. Mi chiedevo, dottore, ma la psicologia che funzione svolge nel percorso del dimagrimento? Allora, prima di tutto bisogna precisare che l'obiettivo della psicologia non è quello di aggiustare le persone. Certo. Non tratta assolutamente di persone instabili. La psicologia non si occupa di persone instabili o fuori controllo. Per quanto concerne la tematica del sovrappeso, per esempio la frase dello scrittore Cyril Connolly, imprigionato in ogni ingrasso c'è un magro che fa segni disperati di voler uscire, risulta un'asserzione senza fondamento, in quanto il disagio di vivere in un corpo in forte sovrappeso, nella fattispecie, dipende dal vissuto psichico dell'individuo. Esistono infatti molte persone obese che non pensano minimamente di mettersi a dieta, ma che vivono una vita attiva, tranquilla e ricca di significato.
Detto questo, la psicologia trova un suo perché nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità, nel senso che ogni giorno si ingrassa prevalentemente per motivi legati allo stress, allo nervosismo, noia, angoscia, umore depresso e via dicendo. E che tutte queste condizioni partono da strutture cerebrali come l'amigdala, che ha stretti rapporti anatomici con l'ipotalamo, la sede dell'appetito e l'espressione degli stati emotivi. Quindi c'è una stretta correlazione tra la psicologia della persona e l'eventuale obesità o sovrappeso della persona. Assolutamente stessa. Assolutamente, deve essere affrontata da un punto di vista eclettico, cioè dal punto di vista psicosocio-biologico. Per esempio, l'evento scatenante della fame, sinteticamente dato da una sequenza lineare, che spesso è riconducibile a fattori biologici, ma anche a fattori psicologici, cioè lo stimolo, che può essere ad esempio un cibo accattivante, dove abbiamo un pensiero sabotante e produttivo, mangio o non lo mangio, dopo abbiamo una decisione e dopo l'azione pratica. Quindi io potrei mangiare anche se non avessi fame, mangio perché ho una frustrazione. Assolutamente, assolutamente, legato soprattutto a queste problematiche oggigiorno. Per motivi di stress, per motivi di poca attività fisica, che l'attività fisica è indispensabile perché riequilibra l'assetto neurotrasmettitore del nostro cervello e quindi ci fa sentire, tra virgolette, sazi con la propria produzione di endorfine. Ma quando si afferma che per perdere peso è soprattutto una questione mentale, si intende che ogni predisposizione d'animo negativa modifica l'ipotalamo e la sua produzione ormonale, che per essere riequilibrata richiede soprattutto cibi zuccherini. In altri termini, questa alterazione va ad agire sulla sequenza poc'anzi che abbiamo descritto. Questa a lungo andare può portare ad un aberrante circolo vizioso, ossia dieta, trasgressione, senso di colpa, crollo dell'autostima, ulteriore sovrappeso e restrizione calorica. Però da qui la persona può andare incontro al senso di impotenza appresa, ossia quello stato in cui dopo tanti tentativi ci porta a dire a noi stessi: non ce la posso fare, le diete non fanno per me, o più falsamente: mi accetto così come sono. Infatti le ricerche ci dicono che più del 90% delle persone con problemi sovrappeso incolpa se stesse, perché non riesce a mantenere il peso perduto dopo una dieta. Questo è un aspetto che soprattutto i professionisti del settore, dietisti, dietologi, nutrizionisti, biologi, devono tenere in seria considerazione al fine di evitare di attribuire la responsabilità del sovrappeso e dell'inevitabile fallimento delle diete all'individuo e alla sua incapacità di contenere le pulsioni del cibo. Quindi, in base a queste considerazioni, appare logico che la battaglia dell'obesità dovrebbe essere affrontata soprattutto sul piano psicologico e dunque con il sostegno di un diet coach o di uno psicologo esperto in disturbi alimentari. Quindi permettimi di dire, se una persona è più serena e sta bene con se stessa, è più difficile che tenda all'obesità. Questo è il nucleo, il centro archimedeo di questo discorso, assolutamente sì. Allora, andiamo a vedere cosa si può fare, no? Perché alla fine adesso abbiamo... Per curare i chili di troppo. Sì, contro queste panzette che danno fastidio a volte. Le famose maniglie dell'amore. Sì, non ci si... Ma a volte... Oddio, come diceva il dottore, ci sono quelli che ci stanno anche bene, altri che fanno finta di niente e altri che dicono: no, qua forse è il caso di far qualcosa. Quali sono le strategie più efficaci, insomma, per vedere come abbassare il proprio peso di qualche chilo? Immagino che le cose drastiche non funzionino mai, però magari sentiamo un po' che ci dice. Infatti questo è un primo aspetto fondamentale. Prima di tutto, affidarsi a un professionista. Nel momento in cui si va incontro a un fallimento oppure non si raggiunge il proprio obiettivo, va cambiato il professionista. Non va cambiato ciò che ci diciamo, ma in primo luogo la riduzione di peso, cioè incolpare noi stessi, ma in primo luogo la riduzione di peso deve essere effettuata gradatamente al fine di dirigere il set point omeostatico in un punto in cui l'adattamento a tale peso risulti essere accettato anche dalle nostre abitudini biologiche. In secondo luogo, siccome ordinariamente il termine dieta evoca un'idea di privazione, punizione e repressione nella maggior parte dei casi, non si ha bisogno di un metodo, non si ha bisogno di una dieta, bensì di un metodo. È quello un po' che avveniva nella medicina greca,
dove la parola dieta era curata a 360 gradi, anche come stile di vita. Per esempio, ci sono dei metodi proposti dalla programmazione neurolinguistica e dalla psicologia che prevedono una serie di accortezze proprio durante il consumo alimentare. Vediamo quali sono questi punti. Allora, la prima strategia è di mangiare appena si sente fame. Quindi ogni volta che si sente fame bisogna mangiare, perché i magri naturalmente ascoltano inconsciamente i messaggi di fame e sazietà del loro corpo. Lo abbiamo fatto anche tutti noi nei primi anni della nostra vita, ma successivamente siamo diventati sordi a questi segnali. La seconda strategia può essere: mangia ciò che vuoi, spesso in dosi moderate. Il nostro organismo, settato geneticamente a circa 200.000 anni fa, non ha necessità di fare magazzino, cioè un surplus di carboidrati, di proteine o di grassi. Quindi concentrare l'introito calorico giornaliero in tre pasti quotidiani ci farà sicuramente ingrassare di più che distribuire la stessa quantità in cinque pasti. La terza strategia è di avanzare sempre qualcosa nel piatto, appunto per evitare di mangiare in base alla quantità presente nel piatto e non in base a quanto realmente il nostro corpo ha bisogno. Quarta strategia, di posare la forchetta dopo ogni boccone. Lo stimolo di sazietà, come dicevamo prima, che parte dai centri cerebrali, non è tanto strettamente correlata alla quantità di cibo, bensì direttamente proporzionale alla lentezza con cui consumiamo i nostri cibi, o meglio al loro tempo di assunzione. Quinta strategia, ascoltare il proprio corpo ogni giorno di più. Il nostro corpo ci dice cosa abbiamo bisogno di carboidrati, proteine, di quali alimenti specifici. Sesta strategia, apprezzare ogni boccone al 100%, quindi senza distrazioni, senza TV, PC o quant'altro. Settima strategia, se il dubbio di essere sazio, fermati. Quindi è proposta una scaletta da 1 a 10, dove 1 è molta fame, 4 è famelico, 7 è sazio, 10 è molto sazio. Dove ci fermiamo solitamente? Ebbene, fermarsi a 7, dove si raggiunge un senso di sazietà ottimale. Se dopo 2-3 ore, 4, si ha nuovamente fame, bisogna rimangiare nuovamente, senza appunto fare magazzino, senza pure appunto strabordare nel mangiare. Quindi riassumendo, potremmo dire che bisogna gustare il cibo che si mangia, mangiare piano, lentamente, sì, per assaporare il cibo, sì, e dare così un messaggio al nostro cervello di sazietà, sì, in modo che i nostri recettori abbiano questo input di sazietà, sì, in modo che non si esageri con il cibo. Si richiede una dose aggiuntiva di cibo, esatto, assolutamente, e poi senza alcuna distrazione, quindi TV, PC o pensieri sabotanti, oppure pure quando si è con i figli parlare di cose che creano una certa tensione. Questo va evitato assolutamente, perché sono fonti di distrazione. E quindi, siccome il nostro cervello ha una forte fase edonica durante il processo appunto alimentare, bisogna concentrarsi esclusivamente su questa azione pratica. E giustamente il nostro Enzo stava già mettendo in pratica, perché è l'unico magro con la sua bella barretta di cioccolata. Bravo Enzo, ciao, dobbiamo Enzo imparare. Evitare qualsiasi tipo di stress quando si mangia. Niente litigi, niente fastidi. Assolutamente, però tra l'altro la psicologia e la programmazione linguistica sono molto chiari, nel senso si può mangiare tutto. L'importante è seguire queste indicazioni che ho appena detto. Bene, in che misura le pressioni ambientali e le differenze culturali incidono sul fenomeno dell'obesità? Allora, in uno dei capitoli della mia tesi tratto questo aspetto, prendendo come riferimento le differenze culturali esistenti tra il Trentino Alto Adige e la Calabria. Trentino appunto, la città in cui vivono da anni, la Calabria la città in cui ho vissuto per tanti anni. Allora, le tradizioni culinarie decisamente sono più dietetiche nella cucina altotesina e contribuiscono ad evitare il fenomeno dell'obesità. Per esempio, dai dati riportati all'Istat che leggo del 2014,
emergono delle differenze sostanziali. Per quanto concerne le persone obese in Trentino, Alto Adige abbiamo una percentuale dell'8%, ancora più bassa è la percentuale in Bolzano, che registra un 7,5%, rappresentando così il territorio con minor presenza in Italia dopo la Liguria, la Calabria, che ha 10,6%, che rappresentate dai dati dell'Istat tra le zone con maggior tasso di obesi in Italia. Inoltre ci sono variabili che non sempre vengono prese in considerazione, come specifiche regole che disciplinano una determinata comunità. Per esempio dall'uso rilassato dei parcheggi di Reggio Calabria, dove bene o male in molti posti si può parcheggiare dove si vuole, al sistema delle zone colorate e parcheggi quasi esclusivamente a pagamento di Bolzano, le pressioni ambientali che incentivano a mezzi alternativi, come ad esempio l'uso della bicicletta per recarsi al proprio posto di lavoro, risultano nettamente differenti nelle due città. Secondo alcune statistiche, gli utilizzatori di questo mezzo alternativo rappresentano il 27,5% del Trentino Alto Adige contro il 6,9% della Calabria. Inoltre il 47,8% della popolazione Trentino Alto Adige fa attività fisica. Mi includo pure io, potremmo definirci come la città più sportiva in Italia. Appunto, Bolzano ha il 52,3% delle persone che fanno attività fisica, mentre nella zona calabrese abbiamo solo il 20,2%, cioè meno della metà. Fattore aggiuntivo che rende quest'ultima regione più predisposta a maturare un ambiente obesogeno. Però questa differenza hai capito da cosa è dovuta, a parte magari qualche abitudine di vita? Assolutamente dalle regole che disciplina un determinato contesto sociale. Qui a Bolzano siamo più inclini a prendere la bicicletta perché abbiamo paura, tra virgolette, della multa, oppure perché non possiamo parcheggiare in altre zone. Tra virgolette ci tocca un po', no? Siamo obbligati, anche se questo crea, si è visto che crea un senso di frustrazione maggiore, quindi la percentuale di suicidi a Bolzano risulta essere superiore rispetto a Reggio Calabria, però da una parte dobbiamo scegliere la problematica meno peggiore, tra virgolette. Dai, in Trentino Alto Adige siamo tutti più magri, dai. Assolutamente, prendiamo da questo senso, assolutamente. Bene, ringraziamo di grazie, cuore. Grazie Claudio. Grazie a voi, grazie per l'invito nuovamente. E alla prossima.